Grazie, grazie Presidente. Beh, guardi, questo ordine del giorno credo l'abbiano già presentato benissimo il Sole 24 Ore e un po' di altre riviste specializzate che loro sì, si sono accorte del pasticciaccio brutto fatto da questo governo nella notte del 30 giugno in una meravigliosa sessione riunita Finanze e Bilancio, che noi avevamo peraltro occupato protestando perché si svolgeva a telecamere chiuse, e il risultato è che sono scappati maggioranza e governo in un altro palazzo. Insomma, il pasticcio qui sta nel fatto che in una riformulazione genialmente congeniata e portata in piena notte è stato modificato il testo del decreto, con il risultato che adesso le imprese, sintetizzo, energivore, nel decreto aiuti vedono un taglio radicale ai loro aiuti, cioè vengono sottoposte al regime europeo degli aiuti, regime dei minimis detto, che prevede sostanzialmente un tetto di 200.000 euro triennale, cioè per dare un'idea dell'ordine di grandezza, solo attorno a Brescia, in quell'area lì, il comparto industriale ha un rincaro di costi sul mezzo miliardo di euro. Noi stiamo dicendo alle imprese di tutta Italia, le energivore, che quindi, cioè, i costi li misurano a decine di milioni di euro, che avranno un tetto di aiuti di 200.000 euro diviso 3 anni. Questa ovviamente è completamente demenziale, è stato segnalato prima che da noi, ripeto, dal Sole 24 Ore e da altri giornali, e ho visto che questa mattina anche il MISE, il Ministero ovviamente, stava contattando il MEF, il Ministero dell'Economia e le Finanze, pregandolo di mettere una soluzione. Quindi a noi è stato impedito di intervenire sul decreto con degli emendamenti sensati. Non potendo fare altro, portiamo questo ordine del giorno, vi sottolineiamo che c'è tutto il sistema produttivo del Paese che vi sta a guardare. E questo decreto aiuti, così come è scritto, è una mannaia sulla testa di queste imprese, vedete un po' voi. Grazie.